Interviene il prefetto di Caltanissetta sulla vicenda che riguarda i lavoratori dell'ENI. Coloro i quali hanno terminato la cassa integrazione protestano da più giorni dinanzi al comune di Gela. Il rappresentante del governo ha assicurato che saranno fatti quanti più sforzi possibili per garantirla ancora. È stato detto durante il faccia a faccia che Carmine Valente ha avuto a Gela nell'aula del Consiglio Comunale con gli operai, presente anche il sindaco della città, Angelo Fasulo. La riconversione industriale si deve compiere completamente, ci vorrà del tempo, ma tutti i lavoratori dell'indotto devono poter lavorare, perché io non sono mica contento quando le persone vanno in cassa integrazione. E lì evidentemente il lavoro, il mercato del lavoro, lo Stato ha fallito nel momento in cui noi dobbiamo dare quel contributo perché non riusciamo a dare lavoro. Io ho bisogno che tutte le famiglie abbiano da portare cibo ai loro figli e poter continuare a campare e a mandarli a scuola. Quindi noi questa cosa non ce la dobbiamo mai dimenticare quando facciamo le vertenze di lavoro. Quindi le aziende devono ben sapere che prima di licenziare una persona, prima di metterla senza anche ammortizzatori sociali, ci devono pensare più di una volta e devono passare per la prefettura per farlo. Siccome fino adesso hanno lavorato per un anno 550 persone e gli altri stavano in cassa integrazione, hanno resistito quindi un anno, io sto chiedendo, resistete ancora affinché poi ci sarà lavoro. Se non c'è lavoro abbiamo fallito tutti, ha fallito il governo che ha sottoscritto un atto, hanno fallito i sindacati a livello nazionale, certamente non fallisce un prefetto, ma fallisce uno Stato, fallisce la nazione. È inammissibile perché è un'azione pubblica numero uno quella del Comune, quella dell'approvazione del bilancio, è l'atto numero uno per il quale, e secondo la legge, deve essere sciolto il comune se non viene approvato il bilancio. Quindi è chiaro che arriva un commissario, ma se arriva un commissario è una debacle non solo per il comune, ma per tutta la cittadinanza. Io non voglio credere questo assolutamente, non entro nelle pieghe della politica, anche perché la politica è sovrana, io sono un prefetto che fa rispettare la legge e che spera di non creare disordini pubblici. Quindi io mi immagino che loro siano venuti con la buona fede di andare ad ottenere una visibilità maggiore bloccando un consiglio comunale che era nell'approvazione del bilancio. Spero che non ci siano altre, voglio dire, motivazioni sotto.